Penso sia la quarta volta che cerco di iniziare questo video e ogni volta vengo interrotto o da mia sorella, o da mia madre, o da qualcuno che mi chiama. La cosa bella è che è un orario prettamente inusuale. Sono le 12 e qui leggo 26, eppure io non riesco a fare questo cazzo di video perché c'è qualcuno che urla. Comunque sia, visto che mi sono rotto le palle di tagliare, teniamo dentro questo video anche questo intermezzo dove insulto mia sorella. Allora, continuiamo il nostro video seriamente, parliamo finalmente di questo oggetto, questo audio generator della Amtroft Kit modello UK570S. Allora, intanto vi vado a descrivere le apparecchiature, quello che ho diciamo installato sul mio tavolo oggi per farvelo vedere. Allora, abbiamo un multimetro selezionato in modalità Hertz, un piccolo altoparlantino della Creative, niente di che, collegato a un amplificatore e qualche accrocchio per collegare tutto. Allora, andiamo a descrivere che cosa è questo. Intanto, che cos'è l'Amtrocraft? Che cosa faceva all'epoca e tutto quanto? Allora, l'Amtrocraft non era altro che un marchio che non mi ricordo neanche se fosse italiano o che cosa, che comunque negli anni 80 produceva per i ragazzi che volevano dilettarsi nell'elettronica e tutto quanto dei piccoli kit di montaggio con dei piani illustrativi per costruire semplici apparecchi che potevano essere, per esempio, come questo, un generatore di segnali, un piccolo amplificatore audio, un piccolo mixer, addirittura un piccolo trasmettitore radio, insomma piccoli oggetti elettronici che potevano essere autocostruiti, autoassemblati in queste scatole di montaggio, in questi kit, alcuni anche relativamente carini, che quindi hanno un po' fatto il successo. Questo è arrivato a me tramite Manuel, che insomma l'ha recuperato, ed non è altro che un generatore di frequenze, generatore di frequenze variabile con una scala che parte dagli 0 Hz che abbiamo qui fino a per la seconda del moltiplicatore che andiamo ad utilizzare, un megahertz, in pratica ci fa un grosso spettro di frequenza. Come regolazione abbiamo anche l'ampiezza, che praticamente si potrebbe dire che è il volume dell'onda, quanto è grande l'onda, perché la vera e propria ampiezza la modifichiamo con la scala degli hertz, quindi insomma diciamo che chiamarla amplitude non è proprio correttissimo, ma va bene lo stesso. Poi abbiamo un'uscita classica su BNC, un LED, o più che un LED, secondo me questa è una lampadina di accensione e tasto di accensione. Non abbiamo nient'altro. Come dicevo, ho collegato il mio multimetro qui per verificare che frequenza stiamo effettivamente, insomma, andando ad ascoltare e generare tramite questo generatore per uso dilettantistico, e un piccolo altoparlante per, insomma, farvi sentire che cosa stiamo generando. Io direi di iniziare accendendolo. Io sono sulla scala, diciamo, A per 10, quindi partiamo da 100 Hz, che sono questi, e arriviamo a 1 kHz. Sono in questa scala perché è quella che dovrebbe essere udibile dall'altoparlante. Poi vi farò vedere le altre scale per mostrarvi un po' il funzionamento. Quindi andiamo ad accenderlo. Andiamo ad alzare il volume. Siamo a 100 Hz, come vedete 112 all'incirca. Non so se effettivamente il microfono riesca a farvi sentire il suono, però vedete, io sto modificando la frequenza, vedete che siamo all'incirca a 200 Hz, come ci viene indicato sulla scaletta qui, sul piccolo indicatore, e alla fine stiamo generando, diciamo, 200 Hz. Qui abbiamo ovviamente l'ampiezza dell'onda, qui c'è intanto un piccolo problema di contatti, ecco qui, che è anche di impedenze in realtà, che non sono proprio correttissime, però comunque possiamo generare frequenze, ascoltarle in questo caso, oppure iniettarle in qualche circuito o quello che sia. Torniamo per esempio andiamo anzi ad ascoltare frequenze un po' più alte. Quindi andiamo per esempio sui gli 800 Hz, 900, fino a 1 kHz. Se vedete che siamo all'incirca 1 kHz anche sulla scala che dovrebbe essere circa tarata, e poi possiamo andare ancora più su. Se volessimo andare più su, dobbiamo utilizzare il moltiplicatore. Per andare per esempio a 12 kHz,
queste non sono più udibili, sono 120 kHz e arrivare a 1 MHz, 1,5 MHz, eccetera. Questo è il range della scala, come vedete io comunque posso lo stesso modificare i vari parametri, quello che non riusciamo in questo momento a sentire, o logicamente non possiamo sentirlo perché né l'amplificatore ha questo range di amplificazione, né la cassa ha questo range di riproduzione, siamo a 900 kHz, possiamo scendere 400, 600, 200... Ci riportiamo sulla scala qui mi sa che si è inchiodato qualcosa, ok, a 78 kHz, possiamo ancora scendere, in teoria dovremmo forse sentire qualcosa, 130 Hz, no, secondo me qui è sbagliato. Questi invece li ascoltiamo, come sentite, molto debolmente, ma li ascoltiamo, eccoli qui. Siamo a 10 kHz più o meno. E qui ritorniamo sulla scala precedente, dove dovremmo udire qualcosa se i cavi ci consentono di ascoltare. Ogni tanto c'è qualche problema, ma più che i cavi è proprio una questione di impedenza che mi impedisce di farvi ascoltare la cosa, perché questo circuito autoscilla e vedete che poi ci genera un risultato falsato. Se io invece andassi a scollegarvi l'amplificazione, vedete che diciamo il valore degli hertz è molto più insomma costante, mica tanto costante, se abbasso il volume di ampiezza già riusciamo a vedere un risultato molto migliore, e qui già ci siamo su quello che è insomma la scala e tutto quanto. Per cui questa comunque è la funzionalità, un generatore di frequenza variabile, non proprio audio, però possiamo chiamarla audio, eccetera, da essere poi iniettata dentro i circuiti e poi fare le relative prove. Non è un oggetto professionale, purtroppo io in questo momento non ho a disposizione neanche un oscilloscopio per farvelo vedere in modo migliore, quindi dovete accontentarvi di questo video, però insomma penso e spero di avervi un po' illustrato il suo funzionamento. Quando può servire? Quando abbiamo bisogno di provare un circuito con un'oscillazione, non dico fisso, variabile, o comunque abbiamo magari un oscillatore guasto e vogliamo capire a quanto questo deve lavorare. In realtà creare un oscillatore non sarebbe nemmeno difficile, neanche un oscillatore variabile, ci sono in tantissimi apparecchi, però può succedere che ci possa servire. Per quello che faccio io non è un oggetto che realmente mi serve, perché a me serve più un generatore di segnale a frequenza molto più alta, perché io normalmente taro le radio e cose varie, quindi qui lì andiamo a generatori che vanno dai 10 MHz fino ai 100 MHz, questo invece mi arriva soltanto 1 MHz e quindi non è adatto. Può funzionare per un po' tarare alcune cose, alcuni oggetti legati insomma piastre, cassette, ma comunque non è un'onda di cui mi fiderei ciecamente come riferimenti, quindi probabilmente insomma lo terrò quasi per collezione o cose varie, a meno che qualcuno di voi non voglia dilettarsi a fare cose, anche solo a generare la curva audio, che allora in quel caso lì può essere utile. Detto questo, chiudo questo lungo video, scusatemi della parentesi iniziali e vi saluto al prossimo video.